9 agosto del 2023. Siano lodati oggi e sempre i santissimi nomi di Gesù, Giuseppe e Maria. C'è un'altra patrona d'Europa, compatrona d'Europa assieme a Santa Caterina, a Santa Brigida, Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein. Nata a Wroclaw in Polonia, la prima era territorio tedesco, nel 1891 e morta ad Auschwitz nel 1942. Nata da genitori ebrei, fondamentalisti, ebrei integrali, visse una gioventù spensierata, quasi atea. Tant'è che ebbe parecchie lauree, ovviamente alla filosofia, la filosofia della fenomenologia, diciamo, come vorrei dire, goduta e accettata da San Giovanni Paolo II. Questa filosofia, a questo punto, la condusse alla ricerca, attraverso la Sacra Scrittura, di Cristo, e lo trovò. Lo trovò tanto che cominciò a informarsi, a leggere catechismi, a leggere la dottrina cattolica. Tanto che quando si presentò per essere battezzata nel 1922, il prete disse: deve prepararsi. Dice: ma mi interroga, l'ha interrogato, perfetta, era perfettissima, era preparata. Fu battezzata, cresimata e lo stesso giorno del battesimo si consacrò al Signore ed entrò tra le carmelitane scalze in colonia. Quando si pensò della persecuzione contro gli ebrei, pensarono di trasferirla in Irlanda, ma il tallone tedesco giunse anche lì, fu presa prigioniera, poteva anche scamparsela, ma pur essendo cattolica, ma cattolica convinta, io sono anche ebrea e io, dove sta il mio popolo ebreo, anche io voglio stare con loro. E nel 1942, dopo due traslochi rapidi, fu portata ad Auschwitz, gassata e le ceneri sparse al vento. C'erano i suoi scritti, la scienza della croce. Si fece chiamare pure Teresa, perché aveva capito che attraverso la croce, quindi attraverso il martirio, assieme al popolo ebraico, come l'olocausto, voleva pregare nella sofferenza, l'accettazione assieme agli altri, perché gli ebrei fossero accettati da Gesù, dalla misericordia di Dio. Il Vangelo è secondo Matteo, capitolo 25, versetti 1-13. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli
sarà simile a 10 vergini che pesano le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sacci. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratemelo. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Lode a Dio Cristo. C'è da osservare e sottolineare in questa parabola due concetti: l'attesa e la responsabilità. L'attesa, vuol dire Gesù, alla fine della parabola, state sempre pronti, che non sapete né il giorno né l'ora. Allora c'è questa attesa di Dio, attesa della sua venuta, attesa della nostra fine terrena per incontrarsi col Signore. Quindi bisogna stare sempre allerta, pregare per non cadere in tentazione, ma anche, ecco l'altro punto, la responsabilità. Sembrerebbe una mancanza di carità che le vergini sagge dicono alle stolte: no, l'olio non ve lo diamo, andate a comprare, altrimenti può mancare a noi e a voi. Ciò significa che ognuno deve prendersi la propria responsabilità, ognuno è responsabile della sua vita. Non può delegare gli altri, non può sostituirsi agli altri, e gli altri nemmeno possono sostituirsi a noi nel rapporto con Dio. È un rapporto personale con Dio, e più forte è, più la nostra responsabilità aumenta. Quindi, sapere attendere con responsabilità. L'avvento del Signore. Una delle ultime parole di San Francesco sono: fratelli, finché abbiamo tempo, facciamo il bene. Facciamo bene. Basta dire che fino all'ultimo momento dobbiamo stare allerta, perché il Signore viene a trovarci, a chiamarci da un momento all'altro. Siamo preparati. Il Signore sia con voi, il Signore vi custodisca e vi protegga. Il Signore faccia risplendere se voi questa volta e vi dia la sua misericordia. Il Signore rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e vi rimanga sempre, specialmente per i sofferenti, gli ammalati, gli emarginati, gli scartati, i disoccupati, i carcerati,
gli oppressi, gli ossessi, perché tutti trovino il tempo che dà a disposizione il Signore, con l'aiuto e la potente intercessione della Vergine Maria Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio e di questa santa dotta e santa compatrona dell'Europa, Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Piaf e tutti i santi e gli angeli, non c'è Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele. Pace